Aspetta una chiamata da Ginger Rogers. Non è soddisfatta del suo agente, quindi chissà. Phil, è Rose. Rose? Tua sorella. Mio figlio sta venendo a Hollywood. Quello cena con Fred Astaire e Gary Cooper. Sai che emozione. Ciao, vieni, seduto. Vedi, beh, questa città si regge sull'ego. Io sono Bobby. Bonnie, vieni qui un attimo. Bonnie, questo è mio nipote, Bobby. Howard ha vinto 2 Oscar per il soggetto. Wow, congratulazioni. Grazie. Non mi conosce nessuno, sono uno scrittore. Benvenuto a Hollywood. Ciao, bello, ti sei già annoiato? Beh, mezzo annoiato e mezzo affascinato. Mio fratello Ben ha un nightclub, mi ha chiesto di aiutarlo. Quando lo saprai? Vediamo se il proprietario lo cede, noi cerchiamo di persuaderlo. Se chiedi con gentilezza, la gente ti ascolta. Ci sono più belle ragazze a Hollywood o a New York? Perché? È così che decidi dove vuoi vivere? Sei bellissima. Mi vedo con qualcuno. L'amore non ricambiato uccide più gente in un anno della tubercolosi. Non mi vuoi almeno provare? Sono così solo che ero pronto anche soltanto a chiacchierare, ma ora sono troppo stanco per farlo. Le piace la musica jazz? Alle 2 del mattino. Oh, a qualunque ora del mattino. L'amore non è razionale. Tu perdi la testa, perdi il controllo. È un bene o un male? Anche nessuna risposta è una risposta. Per Socrate, una vita non analizzata non vale la pena di essere vissuta. Ma una vita analizzata non è un affare. Sì? La vita è una commedia scritta da un sadico che fa il commediografo.